È stata movimentata per la parrocchia di Pigazzano per due volte nel giro di poche settimane, la porta d'accesso della torre campanaria è stata sfondata e il diacono Don Emiddio Boledi ha dovuto ricorrere all'aiuto di un amico alpino, Gianfranco Bertuzzi, per la riparazione dell'ingresso. La parrocchia non è nuova ad atti vandalici, già in passato infatti era stato manomesso l'impianto elettrico. Don Emiddio, che lo scorso anno era stato premiato come alpino dell'anno, esasperato, chiede rispetto per un luogo sacro. E succede allora di trovare bottiglie di vino vuote, bicchieri di plastica, poi non parliamo della birra, borsicone di sigarette, insomma tutto ciò che la gente si importa poco di trovarsi ed è combina di tutti i colori. Sarebbe anche giusto dire, guardano veramente il panorama che è bello, ma non si dimenticano che sono anche davanti a un luogo sacro che è la chiesa, e fanno tutto quello che vogliono loro. Non so cosa si possa fare, ma almeno far capire a chi sa adesso che si trovano davanti, non sono solo solamente sulla piazza e vedere il bel panorama, ma che c'è anche un luogo sacro da rispettare.